Ciao a tutti ragazzi, sono Gonks e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Allora, se ci tenete a me e se dovete shoppare nell'item shop le skin che vedete adesso, dovete fare tutti support a Creator Gonks, vi faccio vedere io. Allora, io ce l'ho già, ma per farvelo vedere cancello e lo riscrivo. Tutto in minuscolo, perfetto. Visto? Vi ha messo anche la spuntina del visto. Comunque, sto per morire. La mappa che andrò a fare, ragazzi, è veramente, veramente, veramente difficile e lunga. Non vi spoilerò ancora nulla sino a quando non la apro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, ragazzi, siamo dentro la mappa. Sentite la musica? Vedete quanto queste cose sono fastidiose? Ecco, adesso devo diminuire il volume un attimo perché è veramente impossibile giocare così. Anche impossibile per voi perché vi darà molto fastidio. Lo lascio a 5. Ok, sembra qualcosa di abbastanza normale. E questo è un parkour in altezza. Avete presente i dropper? Ecco, questo è un dropper al contrario, ma bisogna fare parkour sino a massima altezza. E non ci sono checkpoint, non bisogna sbagliarne nemmeno uno. E se non completo questa mappa, ragazzi, vabbè, stiamo già iniziando male. Vediamo cosa riesco a fare. Devo riuscire. Madonna santa. Ok. Ho un HP, quindi che se cado muoio. Fantastico. Sono tutti salti impossibili. 3 di altezza, lunghezza. Mamma mia. Devo saltare lì. Ok. Ma dove vado? Lì. In fondo. Lì non ci arrivo di sicuro. Ma lì in fondo. Non ci credo. Non ci credo. Ce l'ho fatta, ero zitto perché mi volevo concentrare su quel salto e anche su quelli precedenti, non li volevo sbagliare. E poi ovviamente sono morto a quello dopo, fantastico. Ma non c'è un modo per essere sicuro di non dover iniziare tutto dall'inizio ogni santa volta, santo cielo. Non salta, non vuole saltare, dai. Ok, sto riuscendo a fare i salti. Ogni tanto me ne starò zitto perché primo cado, se no, visto? Stavo parlando e sono caduto. E secondo, perché mi voglio concentrare, ovviamente. Sperando di. Cioè, che poi è a massima altezza. Ma siamo. Chi è il pazzo, veramente? Non leggerò neanche il suo codice. Che l'ho visto lì nella finestrella. Non l'ho ancora letto, sinceramente, quindi vediamo. A proposito di codice, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete fatto all'inizio, mettete in pausa il video e andate a mettere supporta creator gonks in basso a destra nello shop. E ovviamente non cadrò più così se lo fate. Ok, sto andando avanti. Stavo andando avanti. Non sono morto perché ho rimbalzato, ok. Quindi non devo aspettare 5 secondi di respawn, non devo aspettare tutto quel tempo. Ritorno da qui, rifare i salti. Cioè, i salti li sto rifacendo comunque, ma vediamo un po' come andrà adesso. Mi sento abbastanza carico. Ok, questo salto non l'avevo mai fatto prima, così. Questo non l'avevo ancora fatto proprio zero, ne mai nella vita. Da lì ho saltato adesso, quindi devo saltare lì. Che? Qua qualcuno si è fumato un cannone di quelli proprio stratosferici. Più grande e lungo di questa mappa. Quella cima? Ragazzi, vi prego, ditemi che. No, non può essere la cima. Quelli sono altri quadrati sparsi dove si deve salire. No, non ci voglio credere. Non sono neanche a un ventesimo dell'altezza. Io devo saltare lì, cadrò sicuro al 100%. E invece. Signori. Oh mio Dio. Stiamo scherzando?
Durante i salti sto zitto e poi esulto quando arrivo, ragazzi, fantastica sta mappa, provatela assolutamente. Quel salto mi preoccupa anche quello e questo tantissimo. Ma come ci arrivo lì? Cioè, devo fare da qui a lì, da lì a qui, da qui a là direttamente, per forza. Stavo per cadere come uno stupido. E non ci sono checkpoint, quindi... No, ragazzi, non fatemi ci pensare. Lì non ci posso arrivare. Non voglio parlare. Sto piangendo. Non voglio parlare. Veramente? Tutto da capo? Ora dovrei aver imparato a fare almeno i primi salti, no? Spero. No, assolutamente no, e sono anche morto perché ho quel cubetto in più in alto. Allora, devo riuscire a fare questi salti perfettamente. Sto sbagliando il punto da cui saltare. Lì nell'angolo, ok, questo è qua al centro, perfetto, anche questo è qua dietro, l'altro lì in fondo. Devo saltare magari, devo saltare. E si riparte, e si riparte. Ok. Il salto lungo di prima, va bene. Il salto lungo e obliquo, come se non bastasse quello lungo. E devo morire di nuovo. Devo morire di nuovo. Perfetto, perfetto. Per fare queste mappe mi devo svegliare almeno 3 ore prima di registrarle, perché se mi sveglio, cioè mi alzo dal letto neanche 20 minuti prima di registrare una mappa del genere, finisce che io rage quitto e sto zitto. E quello è il problema. Ok. Questa dovevo saltarla dritta. Perché sono un idiota, non l'ho fatto ovviamente. Però potevo saltare la dritta, come ho già fatto un bel paio di volte. Ero salito molto in alto. E invece adesso, niente. Mi serve qualcuno bravo nel parkour per fare questa mappa. Ci siamo? Adesso sto di nuovo zitto per il salto decisivo. Ecco, appunto. Perfetto. Non dite niente. Non dovete dire niente. Mi si era staccata la tastiera. L'avete sentito il rumore? Era la tastiera scollegata. Perché? Mentre stavo per saltare. Penso di dover cambiare tastiera. A sto punto, se continua a sconnettersi, me l'ha già fatto un paio di volte in questi giorni. Posso permettermi di stare anche un po' zitto, ragazzi, per il semplice fatto che c'è la musichetta di sottofondo. Anche perché così mi concentro di più, vi porto una run decente rispetto a quella che vi sto portando adesso e muoio, mio Dio santissimo. Non è possibile. Non è possibile. Ok. Ok. Va bene. Va benissimo. Sempre meglio, signori. Si salta male. Questo è perché mi infogo. Quando mi infogo sbaglio. L'avete notato, vero? Così succede sempre. Ok. Ok. Dov'è? Lì. Perfetto. Va bene così. Mamma mia, questi erano i salti più difficili che avevo incontrato. Che poi in realtà sono anche semplici, ma io li ho sbagliati tutti quanti prima. Ok.
Tutti zitti e tutti calmi. Ce la posso fare ad arrivare là sopra. Adesso devo arrivare lì e poi saltare su quello, vero? Va bene, va bene, vabbè, ero lì, l'avete visto. Poi sono anche scivolato oltre, non sono riuscito a riprendermi la casella e ripartire da lì. No, ho dovuto perdere tutto il pezzo che avevo fatto. Da zero adesso. Ci sto provando e riprovando e questa cosa non va. Ogni volta arrivo molto molto in alto, non più in alto di quanto ero già arrivato, e cado come un pirla. Quindi devo riuscire a fare questi parkour perfettamente. Anche perché io nel parkour su Fortnite faccio piuttosto schifo. E trovo anche più difficile questa mappa della Scissor Deathrun, ragazzi, sinceramente. Ok. Comunque sto aspettando risposta dalla parrucchiera per farmi i capelli blu. Quindi ragazzi, la promessa la devo mantenere, non preoccupatevi. Devo saltare lì. Adesso lì. Pensavo di essere scivolato, invece per fortuna non sono scivolato. Sto zitto la prossima volta, sto zitto. Bene, sono 20 minuti su questa cavolo di mappa. 20 minuti che non arrivo più in alto di quel quadratino viola stupido fine. E piccolo che c'è lì sopra in alto, quello lì. Quello, non arrivo più in alto di... No, forse è qua sopra questo qua. Vabbè, comunque, non arrivo più in alto di quello. Qualsiasi esso sia. Vorrei lanciare tante cose, tantissime cose, e non va bene come posizione da prendere. Non posso lanciare mouse, tastiera, schermi, telefono. Comunque ragazzi, uno di questi giorni torna il prossimo video su Apex. A breve ci sarà un pass battaglia, a breve ci sarà una nuova leggenda che prenderò istantaneamente, ovviamente. Ho già i punti per prenderla. E poi si vedrà cos'altro aggiungeranno. Ovviamente non aggiungeranno il parkour come qua. Sono concentratissimo adesso. Guardate i salti che sto facendo. Perfetti uno dietro l'altro. Visto? Devo starmi zitto una buona volta io. Questo è senza ombra di dubbio il parkour più difficile del mondo, ragazzi. Infatti mi sa che chiamerò il video così: il parkour più difficile del mondo. Sì, perché veramente io non riesco ad arrivare sopra, non riesco ad arrivare in fondo. Ci sto altri 10 minuti. 10 minuti contati. E poi rage quit. Perché veramente non ce la posso fare. Anche perché poi non uscirebbe il video in tempo. Se volete rivedere questa mappa, ragazzi, dobbiamo arrivare a molti supporta creator, cifra indefinita, e a 10.000 like, ragazzi. E questa mappa la faccio con qualcun altro. Porterò qua dentro qualcun altro. Vediamo. Datemi i nomi voi. Datemi i nomi voi e vediamo. A 10.000 like chiedo a quella determinata persona, youtuber, persona, chi volete voi, di fare questa mappa con me. E vedere chi arriva più in alto. Perché veramente, a parte il fatto che in più persone è un casino, per il semplice fatto che ci prendiamo il tempo a furia di cadere e risalire nei quadrati. Per esempio, se io sono qui e devo saltare lì, e lì c'è qualcuno, io non posso saltare lì, e se io salto lì, da lì quel qualcuno non può saltare nell'altro. Quello è un vero e proprio casino. Ok. Ok, lì, vero. Da quella parte. Sì. Perfetto. Tutti zitti. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Nuovamente lì. Nuovamente lì. Come ho fatto? Cioè, come... Veramente, come ho fatto a cadere? Sembrava esserci arrivato. Ci sono tornato, ragazzi. Vediamo il salto.
Di nuovo ho sbagliato per una stupidaggine. Però non sono morto questa volta, per fortuna. Meglio così. Stavo per scivolare. Ok. Di nuovo questo salto maledetto. Non era questo. Non era assolutamente questo. Questo l'avevo già fatto. Appunto. È questo. Il problema è lui. Visto? Visto? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa di profondamente sbagliato con quel salto. E per fortuna mi sto salvando, per modo di dire. Ecco qua, appena detto, ragazzi, io rage quit, cioè veramente, 5 minuti, 5 minuti rimangono e vediamo. Ho paura di cosa, di che salti io possa trovare poi oltre questi che non sto riuscendo a fare. Secondo me, cioè, da spararsi veramente. Ok. Perfetto. Pensavo che fosse il salto sbagliato. Per un momento ho avuto paura di saltare. Ok. L'avete visto? Ero sopra. Ero sopra. C'è qualcosa che non va con questo salto. Oh mio Dio. Devo andare nel piccolo. Bene ragazzi. Allora. Il video finisce qua. 5 minuti sono passati. Nel momento in cui ho messo piede su quel quadratino là sopra impossibile. E poi il salto dopo sono morto. Non ci posso fare nulla. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, 10.000 like e nei commenti spammate la persona con cui volete che io faccia questo video. Chiunque, potete scegliere chiunque, io proverò a contattarla, poi vi farò sapere. Mi raccomando anche supporta Creator Gonks. Arriviamo a tantissimi, visto che mi devo fare i capelli blu, ve l'ho già detto, sto aspettando la risposta alla parrucchiera e chiudiamo qua. Ciao ciao!